Pazienza a voi per i vostri interventi, per porre le domande, e chiederei ad un giusto di venire qui al palco, lasciando il mio posto. Ecco, chiedevamo prima della sua presenza quali potevano essere dei suggerimenti, dei consigli in base all'esperienza vissuta che anche nel nostro piccolo quotidiano possiamo mettere in pratica, e non dico vedere poi concretizzarsi una realtà come quella presente a Rebbio, ma quantomeno poter fare anche noi la nostra parte. E personalmente chiederei se è lecito diffidare di questo mondo che non riconosco da quando ero piccolo, da quando praticamente l'educazione dei miei genitori o quella avuto in collegio, dove il rispetto era innanzitutto e innanzi a ogni cosa. Oggi vedo invece dalla generazione nuova a quelli che hanno anche la mia età, 55 anni, dare delle priorità che appunto non riconosco più mie. Oppure se dobbiamo essere comunque fiduciosi nonostante tutto e nonostante tutti. Quindi quale di queste due visioni oggi corrisponde più alla verità? Quindi a lei la parola, e se ci porta la sua esperienza.